Sono Carolina e sono felice di accoglierti al corso di educazione digitale Neoconnessi Silver. Neoconnessi è il progetto di Wind3 che educa a un uso consapevole e responsabile di internet e della tecnologia. Ora che sai usare le funzioni base del tuo smartphone, è arrivato il momento di esplorare la rete di internet. Nel tuo dispositivo cominciano a circolare molti dati personali, credenziali, codici identificativi. È meglio proteggerlo da intrusioni esterne, non credi? Nella lezione di oggi imparerai a impostare un PIN per proteggere il tuo smartphone e accedere a una rete Wi-Fi. Buona lezione! Lo smartphone è un efficiente dispositivo che adempie a numerose funzioni, tra le quali le principali sono la telefonia e la trasmissione dati. Il tuo numero di telefonia mobile è associato a una SIM, una piccola tessera inserita all'interno del tuo smartphone. La SIM, al momento dell'acquisto, è corredata da due codici, PIN e PUC. Al momento dell'accensione del dispositivo, a protezione dei dati della tua utenza personale, viene chiesto il PIN, il codice di 4 cifre che puoi personalizzare. Nel caso in cui ci si dimentichi il PIN, dopo 3 tentativi errati, la SIM si blocca. Per poter accedere nuovamente al telefono, viene chiesto di inserire il PUC, un codice di sicurezza secondario che permette di sbloccare la SIM. Un ulteriore accorgimento per proteggere il tuo smartphone è impostare un blocco allo schermo. Ecco come fare. Apri l'app Impostazioni del telefono, quella con l'icona dell'ingranaggio. Tocca Sicurezza e Privacy oppure Password e dati biometrici. In base al modello di smartphone, vengono proposte varie modalità per la sicurezza. I modelli più recenti propongono di usare l'impronta digitale o il riconoscimento facciale per sbloccare lo smartphone dopo che il display si spegne a seguito di qualche minuto di inutilizzo. Vai su Sicurezza oppure Password e dati biometrici per scegliere un tipo di blocco schermo. Ti chiederà di impostare una password o una sequenza. In questo caso è un numero di 6 cifre che non va dimenticato, in quanto generalmente non esiste una modalità di recupero. In alternativa alla password esistono altre modalità di sblocco. Ti suggerisco di impostare, ad esempio, la sequenza di sblocco, più facile per te da memorizzare. Sul display compaiono 9 puntini allineati. Puoi scegliere un movimento personale che diventerà la tua modalità di sblocco. Dopo questi primi passi hai acquisito maggior familiarità con il tuo smartphone e sicuramente ora sentirai la necessità di sfruttare appieno le sue potenzialità. È arrivato quindi il momento di capire come connetterti a internet. Ci sono 3 modalità di connessione. La connessione dati è una modalità che deriva direttamente dal tuo contratto di telefonia mobile. Generalmente il contratto prevede una tariffa a consumo con limiti temporali. Se non adottiamo altre modalità con il nostro smartphone, questa risulterà essere la sua modalità base di collegamento a internet. Poi c'è la connessione Wi-Fi, che offre un accesso internet wireless veloce, senza l'utilizzo di cavi e con meno limiti temporali rispetto alla connessione dati. Infine la connessione Bluetooth. Scopo principale della rete Bluetooth è quello di collegare temporaneamente e con poco dispendio di energia piccoli dispositivi personali su brevi distanze, massimo 10-15 metri. Quando lo smartphone è in prossimità di una rete Wi-Fi, è conveniente connettersi a essa, ma per farlo è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso. Se la connessione è quella della fibra o della ADSL di casa, la password è facilmente reperibile. Generalmente si trova su un'etichetta attaccata al modem. Mentre se ci troviamo, per esempio, in un hotel, è necessario farsela comunicare dal gestore, qualora lui voglia fornirla ai suoi clienti. Quando la rete è di una connessione Wi-Fi pubblica, treni, locali pubblici, eccetera, generalmente la password è riportata su eventuali cartelli posti in prossimità delle aree di riferimento o nei siti stessi. Accedi alla schermata Home e cerca l'icona Impostazioni. Dal menu scegli Wi-Fi e una volta dentro sposta la levetta verso destra. Cerca tra i nomi delle reti disponibili in elenco quella che serve a te e selezionala.
Se richiesto, digita anche la password e tocca Connetti. Abilitando la rete Wi-Fi e in contemporanea mantenendo attiva anche la connessione dati del dispositivo, l'uso di quest'ultima verrà automaticamente sospeso e sarà ripristinata al cessare della connessione Wi-Fi in atto. Hai completato anche questa lezione? Hai compreso l'importanza di custodire con cura i codici a protezione della SIM? Hai imparato a configurare una protezione del tuo dispositivo con un PIN e a connetterti in internet impostando una connessione Wi-Fi? Arrivederci al prossimo video!